volanza finale tra sei corridori, trofeo Balestra. Vince Labiris. Primo Locatelli, secondo Moscon. Ma penso sia ancora Martinelli, eh? Vince Labiris. Vince Labiris. Vince Labiris. Primo Locatelli. Alfio Locatelli, vincitore del trofeo Balestra. Quanto tempo hai sognato di vincere questa corsa? Beh, ormai questo sarebbe il settimo anno che lo faccio, quindi 7 anni, dai. No, davvero, una grandissima corsa. Tutti gli anni comunque ero qua a battagliare, sbagliavo qualcosa. Quest'anno è stato perfetta, nonostante comunque non sia partita nei migliori dei modi la corsa, visto che sono caduto 2 volte. Però la condizione c'era, abbiamo fatto una settimana di preparazione a questo appuntamento. Come squadra vanno competitivi, quindi partivamo con l'obiettivo di voler far bene. È andata bene a me, sono contentissimo. Dai, ci racconti com'è andata la volata e l'ultimo chilometro. Beh, all'inizio ero un po' preoccupato perché comunque da dietro il gruppo incalzava, erano lì vicini. 2 callback, magari sapendo che erano 3 più veloci, più favoriti, stavano un po' sulle ruote. Però sapevo io che quello da battere era Moscon, visto il finale di stagione che ha fatto, azzurro al mondiale, è andato benissimo. Sapevo che era l'avversario principale e soprattutto il più veloce. Io mi sono messo a ruota sua, non ne volevo sapere, quella era la mia ruota. Mi è andata bene, ho aspettato che lanciasse la volata, io da canto mio so di essere veloce, avevo ancora energia da dare, mi è andata bene, ho fatto una bella volata, sono riuscito a alzare le mani su questo ambitissimo traguardo. Quanto sei felice? In crescendo, sono veramente felice, davvero. Più passa il tempo, più mi rendo conto comunque di aver fatto qualcosa di bello, dai. A chi la dedichi? Ma visto la giornata, alla festa della donna, 2 donne particolari, alla mia morosa e a mia mamma che sono qua a vedermi.